Il vero grande problema è che noi quest'anno, io non l'ho seguita in prima persona, ho delegato al mio vice e a quello di Coldiretti, però la verità è che noi spendiamo più degli anni scorsi, lo so. Perché dobbiamo approntare una serie di controlli, di assistenze, di riorganizzazione e oltretutto abbiamo molto meno spazio. Quindi avendo meno spazio, l'unico modo di coprire i costi è prendere la metratura. La verità è che dovrebbero ridurre tutti lo stand, perché noi non possiamo fare gli stand dell'anno scorso. Cioè, ad esempio, quello coperto non lo possiamo più fare. Quindi non è che stiamo alzando i prezzi, stiamo di fatto mantenendo i prezzi per aree più piccole. Se no non ci usciamo, anche perché questa fiera... Insomma, è più grosso investimento che la Camera di Commercio fa, si costa 250.000 euro. Aggiungo un particolare, il problema bisognerebbe averli per spendere. Il problema è anche un altro, è l'unica fiera ormai, io vorrei dire in Italia, pagata dagli enti pubblici. Le fiere si fanno con investimenti, le fiere rendono soldi, parliamo chiaro. Il problema è questa fiera ha assunto una dimensione e anche... Io capisco quello che vende i cocci di coso che dice il prezzo è caro, ma uno che vende trattori da 60-80 mila euro e invece di 2.000 euro ne deve spendere 1.000, ma il mercato c'è. Io capisco che la gente non vorrebbe pagare niente, ma non è che l'ente pubblico può favorire 100 espositori a danno di altri 10.000 dicendo questi 100 espositori non pagano l'esposizione. Quando i nostri espositori vanno alla Fiera di Milano, noi gli diamo un piccolo contributo per andarci, però loro si pagano viaggio, biglietto aereo e pernottamento, quindi abbiamo un budget di 1 milione di euro, ne spendiamo per una sola fiera 250.000, capite che insomma, più di quello che facciamo, per 100 espositori, non è che diciamo facciamo una cosa che 100 persone ci portano via un quarto del budget. Persone che fanno girare una bella economia da noi, no? Che ti garantisco che se io facessi la stessa fiera in qualsiasi città a pagamento pagherebbero quattro volte tanto senza fare una piega. È la presenza dell'ente pubblico che viene vista come soggetto da mungere, non è così. Tant'è che nessun'altra fiera in Sicilia è fatta da un ente pubblico. È la delibera precedente allo spacchettamento delle fiere. Perché abbiamo detto, noi dobbiamo essere pronti, se spacchettano lo facciamo, se non spacchettano non lo facciamo. Tant'è che la giunta fatta d'urgenza lunedì scorso, a cui io mi sono collegato in via telematica perché non ce la facevo andarci, è stata fatta proprio d'urgenza e poi la giunta ieri per deliberare pronti via. Okay. Perché noi eravamo, fino all'ultimo momento abbiamo tenuto in sospeso, perché se non veniva quel chiarimento di Musumeci, che diceva che comunque le fiere si fanno, allora a questo punto siamo tranquilli e partiamo. Altrimenti rischiavamo di spendere 100.000 euro per una fiera che non potevamo fare.